Allora, Federico Tognetti è l'armatore di Maia. Abbiamo fatto la diretta. Eccomi della qua. Regata, l'abbiamo seguito. Cosa avete pensato quando avete visto che sulla barca gialla è scoppiato il Genoa? Mi è dispiaciuto. Sì, è veramente sportivo. Poi, chiaro che ci siamo tolti un pensiero. Abbiamo lottato tutta la regata e ce la siamo giocata fino. Mi è dispiaciuto perché era più bello vincere battendo lui. Carlo è un amico, perché mi dispiace, dai. La sportività era più bello vincere così. Senti, allora, c'hai un equipaggio giovanissimo. Tutti giovanissimi. Che contrasta un po' con la barca, che invece è bella datata. C'hai le volanti strutturali, certo. C'hai delle pastecche per la scotta e il braccio dello spì, che sono pazzesche, no? Esatto. Allora, raccontaci questo bel equipaggio di ragazzi e ragazze. Questo bel equipaggio sono tre miei figli, che è la prima volta che faccio, dopo 10 anni, riesco a fare una regata con tutti e tre. I loro amici. E poi tutti i più giovani della barca, e poi ci sono i miei amici storici, Vito, Gabri, il professor Fones che sta lì in meditazione. Lui è il tattico a terra, però. Meditazione. Lui è il trittico a terra che stappa. Senti, ti stai dimenticando volutamente di Cristian Griggio, oppure no, lo Cristian è special guest. Special guest. Oggi ci ha fatto l'onore di venire. Ricordiamo, Coppa America. Insomma, io oggi ho un equipaggio con tre Coppa America, un randista di TP52, una vincitrice del trofeo Gorla al Lago di Garda. Però. Cioè, una robetta. Pulce, che con la Marghe e Sergio, con i Melges, fanno il campionato europeo. Poi Vito segue la mia barca, Joe segue la mia barca. Cioè, senti, più di così. Quando vedevi che tu avevi il tangone, quel bel tangone bello, e gli altri invece col buon prezzo, noi siamo vecchi. Che pensavi? Li invidiavi oppure dicevi? No, io non so usare il Gennacher. Però sappiamo usare il tangone. No, noi sappiamo usare molto bene lo spi, abbastanza bene, quindi andiamo meglio con lo spi. Allora vado a qua con Eugenio Catalani, che fa i salti mortali, e prima di arrivare da Cristian alla fine. Allora, chi è che è il randista di TP52? Che fai? Su quale TP52? Su blu. Sono da questo lato. Senti, allora, raccontaci questa regata e quello che tu hai. Quanti anni hai? 27, 28. Cosa hai captato, diciamo così, dello spirito Grand Soleil, no? Che aleggia in questi giorni? Siamo venuti qua a divertirci e direi che l'ambiente è divertimento, no? Si vede, anche qua in barca da noi, si vede dappertutto. Senti, un equipaggio, obiettivamente l'età media forse è una delle più basse di tutta la flotta, no? Come si crea questa cosa? Cioè, com'è un po'? Perché spesso si dice che i giovani sui barconi ci vanno raramente. Invece fai un appello. Allora, noi siamo tutti amici, noi tre andiamo in barca insieme da sempre, da quando siamo bambini. E noi siamo amici, siamo cresciuti insieme, siamo amici, per cui siamo venuti qua a divertirci. Bisogna a un certo punto passare dalle derive alle barche grandi, e quindi bisogna andare anche in barche grandi. Noi lo facciamo tra amici, che è la cosa più bella. Tu abbiamo detto trofeo Gorla sul Garda? Con che barca? Col 69F. Quindi hai volato, hai fatto foiling. Dal foiling a una barca così, che ha le volanti strutturali, il tangone, lo spinnaker. Ogni tanto è divertente anche tornare a questo qua, avere più tempo. Meno velocità, sì, ci sta. Esatto, la differenza è proprio questa, cioè più tempo per pensare, vero? Comunque devi essere un po' un equipaggio che si conosce, girare bene, però hai più tempo per rimediare agli errori, certo, sicuro. Brava, multitasking. Al volo, te invece, la tua storia velica? Io vado in Maggias 24 insieme a Margherita e Sergio, siamo in montura, e da quasi 10 anni che andiamo insieme, mi ha fatto abbastanza regate. Il famoso team montura, bravi. Allora, a volo d'angelo, prima di concludere con Cristian Griggio, stiamo facendo un po' i salti mortali. Io tanto faccio la stessa domanda a tutti. Tu sei il figlio dell'armatore? Io sono qua in qualità di figlio dell'armatore, tanto cuore, poca qualità. Ma non dobbiamo aggiungere altro. Tu concordi?
Io concordo assolutamente, qui anch'io in qualità di figlio dell'armatore, e mi hanno utilizzato come braccio oggi, come forza, come forza. Non ho capito niente, mi chiedevo ma come si è messi, quanto mai, stai zitto guarda, va bene. Ma era poi la prima volta che tutti e tre facevate... Sì, per la prima volta noi tre insieme abbiamo fatto una regata. Sì, forse sì. No, io ero assistito da Margherita Prua Prodiere, per fortuna, perché mi ha salvato da parecchie... momenti difficili, però divertente. Ringrazio Gabri di non avermi tirato il tangone in testa questa volta. Grazie Gabri. È stato, questa volta è una tradizione, belli, solitamente. Belli veramente, davvero un bel clima. Allora concludiamo con due pantere grigie. Grigia. Sembra meglio che bianca comunque. Che sia Dio. E te che fai a bordo? Non lo so bene. Bazzico un po' fra il pozzetto, e il bozzetto, quello dove si beve. Quando ti chiamano, arrivo. Sono pronto. Oggi mi hanno anche mandato via. A un certo punto, ok, basta. Tu puoi andare, mi sono messo in falchetta. Ma quello che va e risolve i problemi. Sì, in teoria, sì. No, più o meno. Ti stiamo dimenticando, tu che fai? Io sono il figlio di Vittorio, lavoriamo in Velamania. Sì. Teniamo la barca nella sua splendida forma. Questo è molto importante. Stendiamo un attimo, facciamo un focus su sto Velamania. Bravi. Lui? Ci siete, adesso ci arriviamo a lui, perché lui lo tengo come, capito? Botto finale, come i fuochi artificiali quando fanno il botto finale. Che racconta un po' Velamania al volo, in pillole. Allora, Velamania, noi siamo un'azienda nel nord-est dell'Italia, a San Giorgio di Nogaro. Siamo Vittorio e Cristian, sono soci con la Velamania di Genova. Facciamo rigging, piombe, tutto quello che serve per la coperta della barca. E siete sempre presenti ai campi di regata con il furgone, ci siete, insomma. Poi Velamania a noi piace in particolare, perché pure noi siamo un po' maniaci, no? E quindi Velamania. Scusa, a te una cosa al volo, perché ti hanno detto che di solito tiri i tangoni. A parte, vabbè. Sono stati dei momenti difficili, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Bravo, ok. Questa, a me queste sentenze così mi piacciono. Vero, questi postulati. Allora, Cristian Grigio, quante Coppa America? Tre Coppe America, mazza, tanta roba. Confessionale, io sono rivolto verso il prete. Girati bene. Allora, raccontaci questo equipaggio, questa regata, questo clima di questa Gran Soleil Cup. Allora, dall'alto di tre Coppe America. Dall'alto di tre Coppe America mi sembra di essere tornato alla prima Coppa America, perché abbiamo rispolverato tangoni. Mi siamo rispolverati i tangoni, abbiamo rispolverato i fiocchi grossi che non passano da una parte all'altra, e ho girato maniglie anch'io tutto il giorno come a suo tempo. No, è bellissimo, perché è veramente l'andare in barca questo, senza tecnologia, senza strumenti, solo con gli occhi, con il cuore, e con l'amicizia. Bello, bellissimo. Che vuoi di più? Ottimo, grazie ragazzi. Maia. E per Maia, i pip! Ura!